con il nome, l'hanno detto i ragazzi, Antonio Dosto, mister degli architetti Trapani. Allora, una battuta su questa partita, sei soddisfatto di come hanno giocato i ragazzi? Soddisfatto sì, anche se il primo tempo abbiamo sofferto un po', però il secondo tempo tatticamente abbiamo tenuto bene il campo e abbiamo vinto con due grosse opportunità che ci sono capitate, quindi i nostri ragazzi, i miei ragazzi sono stati proprio cinici sotto porta proprio, e hanno messo a segno i due gol che ci servivano per questa partita. Allora, una battuta invece sugli architetti Trapani con questa manifestazione del torneo nazionale degli architetti. Bene. Da quant'è che lo fate? Insomma... Noi lo facciamo proprio dal primo anno, quindi questo è il quarto anno che partecipiamo, è nata proprio con noi e con quelli di Roma questa manifestazione. E credo che sia una manifestazione intanto bellissima perché abbraccia tante città dell'Italia e che ci vede uniti proprio in questa manifestazione, in questi quattro giorni che sono per noi proprio come staccare la spina per diventare quasi quasi calciatori, ma non lo siamo, siamo soltanto dei professionisti architetti e non più. Senti, invece al di là di questa manifestazione, il torneo nazionale, questa squadra partecipa a dei campionati provinciali? Che cosa... Sì, noi questo, la squadra degli Archetti Trapani esiste da 18 anni. Quest'anno abbiamo partecipato al torneo interprofessionale con altri ordini professionali nella provincia di Trapani e siamo stati purtroppo eliminati in semifinale ai calci di rigore. Questa è una pecca che ci portiamo sempre perché l'anno scorso anche qua siamo stati eliminati proprio ai calci di rigore. Comunque, ripeto, quest'anno non abbiamo partecipato a quello regionale perché facciamo pure un torneo regionale, però l'anno scorso ci ha visto proprio vittoriosi in questo torneo regionale, siamo stati campioni della Sicilia. Un'ultima battuta, un augurio a tutte le squadre partecipanti. Sì, sicuramente, questo è quello che ci deve veramente contraddistinguere. Un augurio a tutti, a tutte le squadre che stanno partecipando e che ci auguriamo che un altro anno siano ancora di più. Ok, grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a te. Crepi.